Oltre il Festival, in diretta da Sanremo. Do you remember the time? Blink 182 su Radio Norba, una nostra novità, e stavamo appunto ricordando i tempi che furono di battiti live, insomma furono, non è che parliamo di tantissimi anni fa, di 2-3 anni fa, in cui insomma ci siamo incontrati sul palco, esatto, del Radio Norba battiti live, e siamo stati molto bene. Allora, diamo il benvenuto qui a Radio Norba Gazzelle. Ciao Gazzelle. Ciao a tutti, grazie. Benvenuto, come va questo festival? È vero che sei arrivato in scooter, che stai arrivando tardi alle prove, hai chiamato e ha detto scusate, aspettate un attimo che sono in motorino? Sì, sì, ieri sono arrivato in motorino all'Ariston, diciamo, è stata un'esperienza diversa. Stavo col mio manager dietro, tra l'altro tutti e due sul motorino, è stato divertente. Questa immagine per un po' se l'era presa Ibrahimovic, no? Esatto, non so se, esatto, se, è vero, se è ve vero. Lo ricordate, qualche tempo fa era rimasto bloccato nella coda del traffico. Sì, lui era addirittura cioè è salito sul motorino di qualcun altro l'ha bloccato, ha detto se non mi porti l'ha obbligato a portarlo al festival. E beh, dai, comunque la prospettiva è buona. Poi insomma è emerso dalla conferenza stampa di oggi, credo, che se non dovessi vincere il festival di ieri sarebbe un problema per la musica italiana. Ma era una battuta, era. Ma come, cioè, era una battuta? Non è vero. Ma come, cioè, no? Scherza. Ma tu ci credevi davvero? Ma se no, sto cercando di metterti in difficoltà, cosa che non dovrei fare bel mezzo del festival. Io scherzo sempre, lo so. Sa che a volte qualcuno non lo capisca, però è proprio il concetto dello scherzo, è anche quello, cioè che uno fa una battuta, poi se la capisce bene, se non la capisce, peggio per lui. Tra l'altro non vanno neanche spiegate, no? Esatto, se no che gusto c'è. Beh, permettimi, ho introdotto questa cosa, mi ci appoggio a questa battuta, perché tu poi hai aggiunto voglio solo essere me stesso. Esatto. Che è la cosa più importante, che forse è uno dei... Sì, in senso, esatto, io... Dimmi. La mia ambizione in generale nella musica, nella mia carriera è... quella di cercare di rimanere sempre autentico, unico, e cercare di non assomigliare troppo a nient'altro, no? Ma di assomigliare solo a me stesso. È bello questo, cioè dovremmo tutti quanti insomma andare in quella direzione lì, perché ed essere consapevoli del fatto che siamo un po' tutti unici, no? Esatto. E questo ci può tranquillizzare, ci può far vivere un po' meglio, insomma con meno stress. Di stress per la performance di stasera ne stai provando? Che tipo di rapporto hai tu con il palco? Ah, io con il palco devo dire ho un bellissimo rapporto, anzi proprio quando sto sul palco è il momento migliore della mia giornata. Cioè ti senti giornata. Nella zona di comfort, no? Sì, sul palco sto veramente bene, infatti anche se stasera ovviamente è un po' diverso dal solito, perché canteremo insieme a Fulminacci, canteremo una canzone che non è la nostra, no? Quindi di solito è più facile, qui è un po' più difficile perché comunque ti stai mettendo in un luogo diverso, cioè stai cantando una canzone che poi non è una canzone qualsiasi, ecco, è una canzone importante di Venditti, quindi... Una canzone che c'è a 40 anni, che da 40 anni, esatto, intere generazioni sicuramente... ascoltano e riascoltano. Esatto, sicuramente avremo un po' di timore, ma più che altro perché non vogliamo cantarla male, vogliamo rispettarla, vogliamo omaggiare Venditti e spero che andrà tutto bene. Beh, ma sicuramente andrà bene. Poi i ragazzi quest'anno, quando dovranno prepararsi per gli esami, già lo stanno facendo perché si stanno già preparando, avranno anche un'altra versione, esatto, da ascoltare, che non è una cosa da poco, insomma, no? Omaggiando il grande Antonello Venditti. Va bene, allora noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi, grazie. E spacca, e poi insomma rivediamoci, ritroviamoci sul palco di Battiti Live. Va bene, va bene. Impegni permettendo, perché lo sappiamo che siete sempre molto molto impegnati tra i tour e tutto quanto il resto. Dai, a presto allora. Grazie mille, grazie mille a tutti. Ciao, ti ascoltiamo su Radio Norba. Oltre il Festival, in diretta da Sanremo.